io credo che la Regione Calabria si sia presentata per come deve essere presentata. Noi che la conosciamo diciamo che è una regione straordinaria, ma noi dobbiamo essere poi consapevoli e convinti. Tutta questa azione di promozione che stiamo cercando di condurre serve a costruire un sistema di consapevolezze da noi in Calabria, una consapevolezza e un orgoglio di quello che abbiamo, che non è secondo ad altri, che ci può consentire di costruire anche percorsi di crescita attraverso le risorse, le tante risorse che la nostra regione offre, e anche per presentare al resto della comunità nazionale e perché no anche internazionale una Calabria che finora è stata una regione poco conosciuta, che ha oggi la possibilità di avere un riconoscimento attraverso prodotti di qualità, prodotti identitari, prodotti unici, prodotti tipici, e che possono fare in modo che magari si costruisca quel modello di sviluppo al quale tendiamo, che deve combinare il prodotto territorio con i prodotti del territorio. Credo che oggi nelle iniziative che avete seguito e nelle azioni che abbiamo anche condotto al di fuori dello stand, perché c'erano tante aziende che sono venute magari negli anni passati con lo stand della regione, poi hanno cominciato a camminare con le loro gambe, diventando grandi, anche capaci di stare al tavolo con gli stakeholder dell'agroalimentare italiano, e credo che tutto questo possa essere anche additato come esempio per chi oggi si affaccia sul mercato e per una Calabria che vuole costruire un sistema diffuso di imprese che attraverso queste grandi ricchezze possono costruire un futuro anche per i nostri giovani.